Cari amici, buon pomeriggio. Siamo nel piccolo antico convento di Santa Maria a Isola Vicentina. Ci accoglie padre Francesco Polotto, il priore del luogo, che ci spiega le caratteristiche di questo luogo. È un convento del 1500 e svolgiamo noi frati servi di Maria l'attività di accoglienza ai pellegrini nel piccolo santuario. Svolgiamo anche un'attività culturale che si snoda in tre momenti particolari durante l'anno, in avvento, in quaresima e poi durante l'estate, e su la casa all'eremo accogliamo gruppi di giovani per ricerca spirituale. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». Ecco colui del quale io dissi: dopo di me viene uno che mi è passato avanti perché era prima di me. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Colui che mi ha inviato mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Io ho visto e testimonio che questi è il Figlio di Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ad ogni messa ripetiamo le parole di Giovanni il Battista. Ecco il piccolo animale sacrificato, il sangue sparso, la vittima innocente. Ma di che cosa è vittima Gesù? Vittima dell'ira di Dio che si placa solo con il sangue dei sacrifici? No, già Isaia aveva detto: io non bevo il sangue dei sacrifici, io non mangio la carne dei vostri agnelli. Dio non chiede che qualcosa venga offerto e distrutto per lui nel fuoco, ma è lui stesso che si offre per noi. Dio non toglie vita, dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. Questo è il capovolgimento totale portato da Gesù. In tutte le religioni l'uomo sacrificava qualche cosa per Dio. Ora è Dio che sacrifica se stesso per l'uomo. E dal suo fianco aperto dalla lancia sulla croce non esce vendetta, non esce rabbia, ma sangue e acqua. Sangue d'amore, acqua di vita, la capacità di amare sempre e comunque. Di che cosa è vittima allora l'agnello? Vittima d'amore. La sofferenza di Dio deriva dalla sua passione d'amore. Dio ha guardato l'umanità e l'ha trovata lontana, smarrita, malata. E invece di portare una sentenza di condanna, viene portando una sentenza di grazia. Gesù è un no, al così stanno le cose, così va il mondo. Soffre nel vedere il male che l'uomo ha e fa, e interviene per aprire brecce, finestre, orizzonti a un sogno, portare vita all'uomo, liberarlo da ciò che fa male, e interviene. Ma lo fa per vie nuove, diverse. Ricordate le tre tentazioni: di che queste pietre diventino pane. Ma Gesù non si impossessa del cuore dell'uomo, né con il pane, né con il potere religioso, né con il potere politico. Mette la persona prima di tutta la legge. Vede l'uomo che fa il male e lo ama, nonostante questo, o proprio per questo. Amore incondizionato, amore fino a morirne. Gli uomini non possono immaginare un Dio così. Gli uomini di potere non possono sopportarlo, non potevano non ucciderlo. Gesù è vittima della violenza. Ha sfidato la violenza, padrona del mondo, con l'amore. E la violenza non ha potuto sopportare l'unico uomo che era totalmente libero da essa, e ha convocato i suoi figli, i suoi adepti.
e ha ucciso l'agnello, il mite, l'uomo della tenerezza. Gesù è l'ultima vittima della violenza perché non ci siano più vittime. Doveva essere l'ultimo ucciso perché nessuno sia più ucciso. Gesù smaschera la violenza che dà la morte e nel nome dell'amore attraversa l'olocausto e risorge per dire che l'amore è vincente. Questa è la fede pura di ogni discepolo. Giovanni diceva parole folgoranti al Giordano. Ecco la morte di Dio perché non ci sia più morte. E la nostra mente può solo affacciarsi ai bordi di questo abisso. Giovanni usa il verbo al presente. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Non un verbo al futuro, nella speranza, non al passato, come un fatto concluso, ma al presente. Ecco colui che instancabilmente continua a togliere, a raschiare via il peccato del mondo. Contemporaneo a me e al mio peccato è Cristo con il suo perdono. E in che modo toglie il peccato del mondo? Forse con il castigo? No, con il bene. Per vincere la notte comincia a soffiare la luce del giorno. Per vincere la steppa sterile semina milioni di semi. Per disarmare la vendetta porge l'altra guancia. Per vincere la zizzania si prende cura del buon grano del campo. Noi siamo inviati per essere breccia di questo amore che toglie il male. Siamo braccia aperte donate da Dio al mondo, aperte verso tutti. Anche un albero, anche un animale si accorgono se c'è tenerezza in chi li avvicina. E allora anche tu, sì, anche tu, piccolo segno, che ogni creatura sotto il sole è amata teneramente dal nostro Dio, agnello mite e forte che dona se stesso. Qui a Santa Maria, circa 30 anni fa, è sorto un laboratorio poetico, animato dai frati fra Davide Montagna e Giorgio Vasina. E anch'io ho imparato da queste persone e da questi luoghi. Ora, Giorgio, che cosa aggiunge la poesia alla nostra fede? Penso che la poesia sia un sentiero privilegiato per andare oltre il linguaggio razionale e ci raggiunge nel sentimento, nell'emozione, per una visione più alta, per vivere la nostra esperienza, la nostra storia di oggi. Ora vi propongo una poesia nata proprio in questo chiostro. Per quante stagioni, amici, di Davide Maria Montagna. Per quante stagioni, amici, ci siamo dati convegno senza pensare al domani. In questo chiostro calcinato e fiorito, in veglie tra punte di lune e quiete liturgie nel meriggio o nel crepuscolo, in conviti frugali e lieti, in dolcissimi conversari alle stelle, a portare la fatica dei giorni da vivere in speranza. Cari amici, grazie per la vostra attenzione e buona domenica a tutti. Una serena domenica a tutti.